iPhone X, iPhone X, qualcuno addirittura lo chiama iPhone X in onore proprio dell'anniversario dell'iPhone di Apple, ma ormai in giro tutti quanti lo chiamano iPhone X. Un iPhone che rispetto al passato si differenzia soprattutto per il display, un OLED da 5.8 pollici in un nuovo rapporto di forma e per l'assenza del tasto Home e del suo relativo Touch ID che ci riconosceva l'impronta, sostituito dal Face ID che ci riconosce il volto. L'assenza del tasto Home ha portato anche ad una serie di nuove gesture ed è proprio su questi aspetti che mi focalizzerò maggiormente. L'iPhone X si usa bene anche con una sola mano, pesa poco più di 170 grammi e le dimensioni sono una via di mezzo tra iPhone 8 ed iPhone 8 Plus. Il profilo in acciaio ed anche la parte posteriore in vetro trattiene un po' le impronte, ma offre una maggiore aderenza alla mano. Ma vi parlo subito delle novità ed iniziamo con il display. Abbandonato il classico rapporto 16 noni, si è passati ad un rapporto di forma più allungato, 19.49 noni per l'esattezza. Un Super Retina HD Display viene chiamato da Apple questo pannello OLED che ha una risoluzione di 2436x1125 pixel, il 3D Touch, una densità di 458 ppi e supporto sia all'HDR che alla gamma cromatica P3. Questo display offre un'ottima visibilità alla luce diretta del sole ed ha una luminosità massima di 635 nits. I colori li ho trovati davvero ben tarati, non particolarmente saturi, così come il contrasto, ovviamente elevatissimo grazie al nero assoluto del pannello OLED. Di default il punto di bianco è settato su una tonalità più fredda, ma c'è la funzionalità True Tone che regola automaticamente il punto di bianco a seconda dell'illuminazione ambientale, anche se ho preferito spesso farne a meno in quanto tende a renderlo un po' troppo caldo per i miei gusti. Gli angoli di visione sono estremi, ma come su tutti i pannelli OLED c'è una leggera perdita di luminosità e anche un po' di tendenza all'azzurro in vista laterale. Un'altra caratteristica di questo pannello è il Touch Sample Rate di 120 Hz. iPhone X in pratica ha una maggiore reattività al tocco delle dita. Solo con il tempo invece potremo vedere se questo display soffre di burn-in, di quelle bruciature dovute ad immagini statiche. Apple ha assicurato di aver lavorato molto per attenuare questo problema che solitamente affligge i display OLED. Altra caratteristica di questo display, divenuta ormai anche un elemento distintivo, è questa rientranza sulla parte superiore che trovo decisamente meno invadente di quanto si possa pensare senza averlo provato. Qui inizio a parlare anche della seconda novità di questo iPhone X, il Face ID, che ci consente di sbloccare il device, pagare con Apple Pay, immettere password o accedere ad applicazioni di terze parti tramite il riconoscimento tridimensionale del volto. Molto comoda anche la possibilità di vedere il contenuto delle notifiche nella lock screen solo quando il telefono è sbloccato. Quando è bloccato infatti sulla schermata di blocco visualizzeremo solo l'applicazione che l'ha inviata. Oltre ai sensori di luminosità, prossimità ad un secondo microfono, alla capsula auricolare e alla fotocamera frontale da 7 megapixel, in questo piccolo spazio ci sono anche un proiettore che proietta sul nostro volto oltre 30.000 punti visibili solo tramite una fotocamera ad infrarossi ed un illuminatore FLUD. Dopo diversi giorni di utilizzo posso dire che questo Face ID funziona davvero molto bene. Innanzitutto è molto facile da impostare, basta ruotare il volto per due volte nell'apposita interfaccia ed il gioco è fatto. Il riconoscimento del volto è sempre molto rapido ed accurato e per una maggiore sicurezza viene anche rilevato lo sguardo. Dovremo guardarlo per sbloccarlo anche se, ma ve lo sconsiglio, questa funzione può essere disabilitata nelle impostazioni. Il riconoscimento del volto è accurato, ma è necessario che siano sempre visibili occhi, naso e bocca. Se ad esempio copriamo naso e bocca con una sciarpa, non basterà il solo riconoscimento degli occhi per lo sblocco, ma invece funzionerà se copriamo soltanto la bocca. Nessun problema quindi se indossiamo diversi cappelli oppure se con il tempo ci crescono capelli, barba o baffi. C'è infatti un sistema di apprendimento automatico che si adatta a questo tipo di cambiamenti fisici. Qualche problema invece può esserci con alcuni occhiali da sole che bloccano un determinato spettro infrarossi. Il sistema di riconoscimento del volto, oltre ad offrire una maggiore precisione quando si utilizzano applicazioni di realtà aumentata, ha anche reso possibile le animoji. Rilevando oltre 50 movimenti dei muscoli facciali, possiamo animare con le nostre espressioni diversi personaggi ed il risultato è decisamente molto divertente. I video che realizziamo possono essere inviati tramite iMessage e successivamente anche salvati e condivisi tramite altre applicazioni.
Come prevedibile, la mancanza del tasto home ha reso necessario anche un nuovo modo per interagire con l'interfaccia utente, le gesture. Per tornare alla home basterà uno scorrimento verso l'alto, uno verso il basso dall'angolo destro per il centro di controllo, dal centro per le notifiche e dal basso verso il centro per il multitasking. Novità anche per la tastiera, che è posizionata sempre alla stessa altezza rispetto ad un iPhone tradizionale, ma sulla parte bassa sono stati spostati il tasto per l'emoticon e quello per la dettatura vocale. Nonostante il display più grande, tuttavia, non c'è la possibilità di ruotare l'interfaccia home in orizzontale e non ci sono le stesse ottimizzazioni degli spazi e delle applicazioni di sistema come sulle versioni Plus degli iPhone, ad esempio come in Safari oppure nei messaggi e nelle email. Il tasto di accensione è più grande e permette con una singola pressione di richiamare Siri oppure con una doppia pressione di accedere ad Apple Pay. In combinazione con i tasti per il volume possiamo effettuare screenshot, forzare il riavvio oppure accedere alla schermata di spegnimento. Le prestazioni sono ottime, il comparto hardware è praticamente identico a quello di iPhone 8 Plus, abbiamo quindi un processore Apple A11 Bionic con motore neurale e 3 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4X che consentono di tenere attive in background solo qualche applicazione. L'interfaccia è reattiva, anche se non manca qualche sporadico rallentamento, ma tutte le applicazioni, anche quelle che richiedono tante risorse, girano senza nessun tipo di problema. Al momento la maggior parte delle applicazioni deve essere ancora aggiornata per adattarsi al meglio alla nuova risoluzione e si vedranno quindi con una barra nera sia sulla parte superiore ed inferiore. I video invece possono essere visti sia in 16 noni oppure messi a tutto schermo. Nessun problema per quanto riguarda la ricezione, che ho trovato sempre molto buona anche in condizioni più difficili, così come la qualità audio tramite la capsula auricolare corposa e con un buon volume anche durante la riproduzione di contenuti multimediali in combinazione con lo speaker di sistema. Anche in questo caso il volume è elevato e la qualità è davvero molto buona. Vodafone ti dà il benvenuto nel servizio clienti top. La batteria è leggermente più capiente di quella di iPhone 8 Plus, ma l'autonomia l'ho trovata leggermente inferiore. Si tratta di una 2716 mAh a due celle posizionate a forma di L che mi ha permesso di coprire abbastanza agevolmente una giornata di utilizzo intenso, quantificando direi circa 14 ore di standby con oltre 5 ore di display attivo. La ricarica della batteria si completa in circa 3 ore con il caricabatterie in dotazione oppure tramite ricarica wireless. La ricarica rapida è invece possibile solo utilizzando dei caricabatterie opzionali. Il comparto fotografico è lo stesso di iPhone 8 Plus, tranne qualche novità per quanto riguarda il teleobiettivo, che ha la stabilizzazione ottica come il grandangolare ed ha un'apertura f2.4. La fotocamera anteriore è da 7 megapixel con apertura f2.2, ma permette anche di scattare foto in modalità ritratto. Le immagini catturate in condizioni di buona illuminazione ambientale sono contrastate, molto dettagliate ed hanno un'accurata regolazione dell'esposizione, anche utilizzando il teleobiettivo. Il dettaglio si mantiene buono e non c'è un deciso aumento di rumore anche quando ci troviamo in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità ritratto è generalmente buona, ma non perfetta. Si notano infatti diversi artefatti sui bordi dei soggetti quando andiamo ad ingrandire le immagini. I video hanno una risoluzione massima 4K a 60 frame al secondo e sono generalmente di qualità molto buona quando registriamo all'aperto oppure in ambienti ben illuminati. Sono sempre molto fluidi, dettagliati e ben stabilizzati, ma mostrano un po' di rumore quando la luce ambientale diventa più scarsa. L'iPhone 10, iPhone X, chiamiamolo davvero un po' come ci pare, costa davvero tanto. Si parte da 1.189 € per la versione da 64 GB di memoria integrata, per salire a 1.359 € invece per la versione da 256 GB, che poi comunque quella che consiglio, perché innanzitutto la memoria non è espandibile, anche perché ormai sia giochi che applicazioni diventano sempre più pesanti ed un minuto di video a 60 frame al secondo in 4K pesa circa 400 MB. Per il resto si tratta comunque di un ottimo smartphone, potente, con un bel display e anche con un efficace ed innovativo sistema per il riconoscimento del volto. Tra i contro, prezzo a parte, ci metto l'assenza del jack audio da 3.5 mm, che a distanza di anni è ancora molto utilizzato, ed anche la mancanza di ottimizzazione da parte di molte applicazioni, anche se comunque questa è una cosa che si attenuerà nel corso del tempo. Comunque, per avere qualche informazione in più su questo iPhone
X per vedere anche le foto e i video che ho registrato in questi giorni. Vi invito come di consueto a leggere anche la recensione completa che trovate online sulle pagine di HDBlog. Il link lo trovate in descrizione, dove trovate anche il tasto per iscrivervi al canale, e se questo video vi è piaciuto anche per mettere un mi piace.